Ah, non c'è niente di meglio di tornare a casa da lavoro e andare a guardarsi un po' di TV. Ovviamente fuori c'è la neve. È una bella giornata, io sono in maniche corte. Sapete che cosa significa? Unboxing! Buondì a tutti amici di Doppia Frizione. Siamo di nuovo qui con un video, con un unboxing questa volta, che non accadeva più o meno da settembre, visto che ho comprato questo pacco ad ottobre e si sono dimenticati di spedirmelo e quindi mi è arrivato adesso. Aggiornamenti del computer, perfetto. Ora andremo ad aprire questo fantastico Tuner Cut unboxing box super figa, super mega power. E andiamo a vedere cosa c'è dentro. Iniziamo. Ovviamente sempre con la dovuta accortezza per le cose. Ok. E si sfila da dentro. Vediamo cosa c'è. Berrettino. Attenzione, snapback. Correzione. Non so se si vede, oddio, ok. Sì. Bel berrettino. Poi. Attenzione, maglia. No, vabbè, il turchese non mi piace molto, però non è male. Non è affatto male. Lascio qui. Un'altra maglia. Questa volta nera, bellissima, questa mi piace molto, poi, no, 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 di no, e un'altra blu, Ian Turner Cut, grandi, troppo bella, poi, cosa c'è dentro? Un portachiavi, ovviamente, come sempre, c'è questo portachiavino e qui adesivo Tuner Cut. Ovviamente qui c'è la spedizione. Oh, occhiali da sole, attenzione! The Speed We Trust. Sì, lo vedete. Ovviamente plasticona incredibile, però sti cazzi swag. Poi Esci! Special offer, attenzione! Un codice per il 15% di sconto. E poi c'è Cheers, thank you for your order. Come potete vedere, e dietro ti dice spacchettalo e poi taggaci su Instagram con foto e video di come l'hai spacchettato e lo farò sicuramente. Questo unboxing è stato molto veloce perché comunque era una roba piccolina, cioè nel senso ora non sto più con la Tuner Crate e devo comprare roba un po' in giro, però comunque potrebbe continuare la serie, soprattutto perché dopo che la Tuner Crate ha fatto queste cose, queste box, tutti le hanno copiate, tutti i siti di auto, e io comunque li seguo. E ce ne sono molti, ci sono della Tuner in Tokyo, ci sono quelli personalizzati, quelli da $200 che probabilmente non prenderò mai perché sono tipo 16 magliette, ne ho abbastanza di magliette, come potete vedere qui ce n'erano già 3 e niente, in questo momento sto rifacendo un po' la tavernetta qui che ho per farla diventare un vero e proprio studio, perché da gennaio inizieranno le cose serie. A breve uscirà un video con chi vengo sponsorizzato e avrò un green screen. Sì, è strano, però tutte le cose che verranno verso gennaio sarà un po' col green screen. Ovviamente andrò ancora a tutti gli eventi e niente,
vi volevo solo informare di questa cosa che sto tentando di aumentare un po' questa cosa. Ho visto che siamo arrivati a già più dei 100 iscritti, soltanto che non mi sono mai ricordato di dirvelo. E anche se questi 100 iscritti sono tutti i miei amici che saluto probabilmente dove lavoro e del mio paese. E niente. Ci vediamo in un prossimo video che probabilmente sarà al Monzarelli Show, perché ci andrò con un mio amico. E probabilmente, se ho i giga abbastanza, farò un bel po' di live. Io vi esorto ad andare a vedere tutti gli altri video, magari mettere un bel mi piace. E niente. Alla prossima puntata dell'unboxing e al prossimo evento.